Pensaci tu. Eccoci qua in diretta da Paravati. Abbassiamo anche un po' la voce perché siamo nel luogo, il cuore di questo grande centro. Siamo sulla tomba di Natuzza Evolo, siamo con il presidente della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, Rifugio nelle Anime, Don Pasquale Barone. Grazie per averci accolto e averci aperto le porte di questo luogo di speranza che da qui insomma si irradia per tutta la Calabria e per tutto il mondo. Don Pasquale, lei è stato il parroco di Natuzza, è stato anche il padre spirituale, confessore, a lei diceva tante cose e a lei ha confidato anche il perché e la volontà di poi costruire tutto quello che stiamo vivendo qui oggi a Paravati. Come nasce la fondazione e queste tantissime opere che vediamo qui oggi? Io quando sono arrivato a Paravati non ero certo un devoto di Natuzza Evolo, pertanto il mio percorso di avvicinamento a questa donna è stato lungo, solitario, tormentato, ma anche approfondito, onesto e rispettoso. Alla fine di questo percorso, cioè alla fine dell'86, Natuzza Evolo è venuta a trovarmi in parrocchia e mi dice di essere messaggera della Madonna per la realizzazione di una grande opera di redenzione spirituale e sociale qui a Paravati. La Madonna gliene ha parlato per la prima volta il 17 gennaio del 1944. Siamo alla fine dell'86 e la Madonna le dice in maniera solenne, imperativa, ingiuntiva: l'ora è giunta. E qui da quel giorno è iniziata poi un'opera di costruzione dei muri, come vediamo qua, ma anche delle anime. Dopo la fase di preparazione, l'opera è incominciata il 13 maggio 87 con una associazione di volontariato che ha avuto subito il riconoscimento della Regione Calabria e del Vescovo di Mileto, Nicotera Tropea, come opera di culto e di religione. Dopo 11 anni l'abbiamo trasformato in fondazione, e sempre dello stesso titolo mariano, Cuore Immacolato Maria Rifugio delle Anime, e questa volta con il riconoscimento del Ministero dell'Interno e sempre del Vescovo di Mileto Nicotera Tropea come opera di culto e di religione. Mamma Natuzza se n'è andata e è ritornata alla casa del padre il primo novembre del 2009 all'alba, quando la luce vince le tenebre, è in tempo per partecipare alla grande festa del cielo in onore di tutti i santi davanti al trono dell'agnello. Quindi nulla a caso, nulla a caso. Mamma Natuzza viveva la sua quotidianità ispirata dall'alto, lo ricordiamo, l'avete detto, era una donna semplice, figlia del suo tempo, analfabeta, che però conosceva benissimo il catechismo, conosceva benissimo, sapeva ispirare le tante persone che andavano a parlare con lei. Questa cosa, questo fatto della nascita al cielo in questa giornata è un po' il compimento un po' di tutta la sua vita, subito tra i santi. E noi abbiamo continuato e stiamo continuando a tutt'oggi l'opera della Madonna e della sua messaggera, Mamma Natuzza. E Mamma Natuzza diceva che quest'opera è la sua sesta figlia, la più amata. Per noi Mamma Natuzza è qui, è presente, continua la missione, prega e opera. E noi, con il suo aiuto, il suo sostegno, la sua preghiera, cerchiamo quotidianamente di andare avanti per realizzare pienamente tutto il progetto che la Madonna le ha confidato. Allora Lucia, noi con Don Pasquale tra pochi minuti ci ricollegheremo perché andremo a visitare altri luoghi qui della grande fondazione, però ci piaceva ed era secondo me fondamentale partire proprio dalla tomba, da lei, da Natuzza, con lei nel cuore, con lei vicino, per vivere al meglio questa mattinata insieme. A tra poco. Hai fatto bene Enrico, io ringrazio davvero.